You ass, come here, ass, fuck. Per cercare di addormentarmi, utilizzo i porno, cioè tipo come dico, ok, vi combatto così. A 36 anni in realtà mi fanno addormentare, ma non so per quale motivo. Quasi mi rilassano. Ho fatto uno screenshot, riguardo a scopo documentaristico ormai. Ho fatto uno screenshot, sono andato da Iperceramica, ho detto vorrei gli stessi battiscopa, se ce ne avete qua. Sono molto belli questi qua. E li guardo anche per ridere, cioè ci sono dei porno che fanno ridere, vi dico i miei preferiti, sono i sex tape e gli amatoriali italiani. Faccio una differenza, perché sembrano uguali, in realtà non lo so. Sex tape sono dei filmati che vengono fatti in casa da coppie che si registrano e poi mettono il filmato online, un po' perché per voyeurismo, gli piace, mettono online, è un filmato molto amatoriale, diciamo, no? Vi faccio una domanda, vi siete mai filmati voi? Come cala il gelo su questa domanda, eh? Quando ti rivedi dici, ma che cazzo è questo? L'uomo scopre di avere dei colori del culo che non conosce, cioè, ma il culo è color nocciola, ma è normale questa cosa? Nocciola IGP del Piemonte, è strano. Questo è il mio culo, ma io non lo so. Sex tape classico è registrato nella camera dei nonni col cellulare in verticale che inquadra la spalliera, di solito in legno, con la foto di nonno Nazareno morto al muro. Solo suoni di esitazione. No, no, aspe, aspe, no, 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 no. Aspe, aspe. Male se pigli il crampo, quella roba di... No, è mai capitato che pigliate... Ah, tira, tira, tira! Che brutta roba è! Sembrano dei filmati, io quando vedo i sex tape, sembrano dei filmati di Paperissima Sprint che hanno preso una leggera deviazione. E stessa cosa quando vedo i filmati di Paperissima Sprint, sembrano dei porno che sono rientrati, no? E sarebbe bello ridoppiarli con le voci di Paperissima Sprint. Immaginate i sex tape. Amilcare, eccoci qua. Eh sì, dobbiamo stare vicini, vicini. Fammi un bello splash. Amatoriali italiani invece, differenza, c'è una casa di produzione dietro. Non sono fatti da coppie. C'è una casa di produzione, low budget, diciamo, la più famosa in Italia, la 100% produzioni, di Alex Magni. Andatela a vedere. Stasera fatevi un regalo. Fatevi una coccola, una carezza. Cercate 100% produzioni. Ha fatto dei film quasi tutti in Toscana. E perché low budget? Perché nel film fanno finta di mangiare il brodo, non c'è il brodo. Fanno finta di telefonare, non c'è il telefono, telefonano così. E i titoli dei film fanno ridere. Ha fatto un film dove ci sono solo attori anziani in copertina e il titolo è Relitti bellici. Ora ditemi se non fa ridere questa cosa. Il mio film preferito di Alex Magni è Cappuccino caldo, te la do io la brioche. Diciamo la sceneggiatura è molto tagliata grossa, diciamo. Diciamo, la scena madre è questa. C'è uno zio marchigiano che è una nipote dell'est Europa. E già sembra strano questo rapporto di parentela, perché dice, chissà, da parte di mamma, di padre, che ne so. E la cosa bella degli amatoriali è che gli attori che sono dietro, in realtà sono delle comparse che non c'entrano niente col film, si trovano lì di passaggio. Allora, scena madre è questa, si svolge. Lo zio deve andare al lavoro, esce di casa. La nipote dice, zio, io resto in casa a studiare. In realtà non studia, è incredibile. Prova a masturbarsi. E mentre esce suo zio, la nota con la coda dell'occhio. Allora dice, ah, ok, adesso rientro. Bussa alla porta, ma in realtà suona. Quindi voi sentite, sì, bu, bu. Si sono sbagliati. Al montaggio si sono sbagliati. Capita. Le ore di lavoro del montatore sono poche, ma retribuita, ha detto la lascio così, ma che cazzo, ma tutti la mettono in muto sta scena. E i dialoghi che ne vengono fuori sono questi, incredibili. Apre la porta, nipote mezza svestita, suo zio la guarda e dice, ah, Irina,
Zita, la scuola oggi? No, zio, non ho andato a scuola oggi, non ho andato io a scuola. Anzita, la scuola? E come mai? Zio, perché io essere Monela. Ah, Simonella, sì? Simonella? E se Simonella fammi un bello bambino. E glielo fa, lì davanti a tutti la gente passa con le borse di MD che fa... Che cazzo?